Erio, vuoi rispondere alla domanda d'attualità? Sì. Ok. Dunque, vado direttamente al quesito. Ci arrivo. Sente. Hai due quesiti della domanda di attualità. E la prima, cito, se l'assessore era a conoscenza che già dal 2012 la Regione aveva tolto il finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per la costruzione del canile. La risposta è no, non ero al corrente, per il semplicissimo fatto, racconto la vicenda così più esplicativa. Nel mese di settembre-ottobre, non ricordo ma non ha molta importanza, mi sono unito a una missione costituita dal sindaco di Spilamberto Costantini, dal sindaco di Savignano Caroli e dall'ingegnere architetto, non ricordo bene, Tubolino, e all'assessorato alla sanità settore veterinaria del comune, della regione, dove siamo stati accolti, come succede sempre, non dal politico ma dal funzionario, che ci ha spiegato in quel momento, quindi parliamo di settembre-ottobre al più tardi, e in quella sede ci ha dato la conferma che il contributo era effettivamente decaduto, parliamo dell'autunno 2015, quindi una cosa che in un modo o in un altro si è trascinata fino a questa data. Tra l'altro, nella stessa sede, il funzionario sosteneva, per conoscenza diretta e per rapporti diretti, come succede sempre, che non c'era nessuna preclusione a che il contributo potesse essere ridiscusso e reinserito per il 2016 come prima. Quindi, a suo avviso, dopo aver parlato anche con Venturi, non c'erano problematiche oggettive che potevano ostare a questo. E qui entra in ballo un'attività puramente squisitamente politica, per poi andare a riconquistare o rivedere il contributo che era previsto per la costruzione del canile. Detto questo, devo anche però rilevare che sia nell'incontro che poi nelle chiacchiere che si fanno fuori dalla porta dopo l'incontro, il sindaco di Spilamberto, devo dire poco ortodossamente, lo dico tranquillamente, mi ha dato subito l'impressione che non aspettasse, che non vedesse l'ora di avere questo input della regione per fermare le palle, e quindi ha preso subito una posizione di tipo: va bene, allora io a questo punto non posso più sostenere la costruzione del canile a Spilamberto. Ora, come è successo nella commissione congiunta qui in questa sede, alla presenza anche del sindaco di Spilamberto Costantini, che io ingenuamente gli ho posto la domanda quale fosse il nesso tra la messa in discussione del contributo e la localizzazione del canile, anche perché, se non per questioni politiche riguardanti il comune di Spilamberto, che non sono gli interessi dell'Unione, questa è una mia posizione personalissima naturalmente, non c'è un legame, se non appunto di convenienza politica, per spostare o eliminare il progetto dove è già collocato a Spilamberto, solo perché è messo in discussione. È un altro il punto, a mio modo di vedere, cioè o lo facciamo questo canile e cerchiamo di riconquistare il contributo che adesso è stato messo in discussione e sembra, ripeto, non in maniera definitiva e così lapidaria, però non vedo per quale motivo questo debba portare a una riprogettazione in un'altra sede, in un altro sito. E qui vengo anche alla seconda domanda, che poi il sindaco, se vuole dire qualcosa, naturalmente non prendo la sua... come il sindaco e la giunta di Vignola intendono pagare la quota di rientro, semplicemente io sarei che l'unico modo per pagare questa quota di rientro è non pagarla.
È semplice non pagarla perché, appunto, secondo me, questo sarà un punto da prendere in discussione quando avremo deciso di non fare più il canile in maniera definitiva, cosa che mi sembra non sia stata posta in termini definitivi. Quindi c'è un bellissimo progetto che è costato dei soldi, ritorniamo sempre alla solita storia, no? Per questioni di diverse, questo progetto non ha più validità in quel sito. Non credo che sia coerente. E poi io sono un piccolo assessore di comune, di un comune dell'Unione, e non sono nemmeno l'assessore di riferimento per la questione canile, dentro l'Unione naturalmente, voglio dire. E quindi credo che questa cosa debba essere rimbalzata, è proposta con una certa forza all'interno dell'Unione. E resta comunque naturalmente assolutamente l'impegno a fare le verifiche che sono richieste nell'ordine del giorno con l'aggiunta del Movimento 5 Stelle per quello che riguarda gli altri tipi di gestione e l'uniformità tariffaria e quant'altro, come fatto dal Comune di Castelnuovo. Questa è la mia conoscenza riguardo alla cosa e anche opinione, devo dire. Grazie assessore, altri interventi? Sì, Antonio. Io avevo una domanda, è indispensabile o non potrebbe essere rivisto il criterio di ripartizione che adesso è, vedo anche negli altri comuni, in base al numero degli abitanti? Cioè, perché effettivamente avrebbe più logica, secondo me sarebbe più logico che fosse rapportato il tipo di servizio poi reso, cioè se è ovvio che Vignola poi deve, in proporzione deve contribuire anche di più perché è il comune più densamente popolato, quindi Aereo finito. Con il microfono, se no non si registra. È un criterio quello che come parametro prende il numero degli abitanti, che fa storgere il naso spesso, anche non solo in questo caso. E nella discussione, quando abbiamo deliberato a dicembre, è venuta fuori questa cosa, c'è anche chi ha accennato all'eventualità di poter fare una valutazione in base all'effettivo numero di catture con i cani, se non che, ed è vero, effettivamente il fenomeno dell'emigrazione, degli abbandoni anche che vengono da fuori, è difficilmente gestibile per attribuire a quel comune un'effettiva paternità, non trovo un altro termine, sul numero dei cani effettivamente catturati. Non è detto questo non vuol dire che non possa essere trovato un altro tipo di parametro. Il sindaco. Solo per dire che apprezzo l'ordine del giorno a domanda di attualità del consigliere Minozzi, perché anche se l'argomento è un argomento prevalentemente di Unione, perché da quello che ho potuto verificare in questi mesi, sempre parlando dello scollamento che esiste in Unione tra amministratori, consiglieri, e non parliamo poi dei cittadini che sono ancora più lontani, sono lontanissimi, ho constatato che se non ci fossero i consiglieri Minozzi e il consigliere Gianaroli, i
sindaci farebbero completamente quello che vogliono. Credo che invece sia importante che qualche consigliere nell'Unione sia di stimolo e cerchi di arrivare in fondo ad alcune questioni, anche se è estremamente difficile arrivare in fondo, ad esempio questa del canile, però credo che sia compito dei consiglieri fare da sentinelle e portare questi argomenti, perché in qualche modo possono magari avere anche ripercussioni, possono essere comunicati anche ai cittadini. La questione del canile non è di mia competenza, né per delega né per territorialità, però certamente è una vicenda pessima di amministrazione. Pessima perché è una questione che si trascina da moltissimi anni e nella quale, come diceva, non ricordo se il consigliere o l'assessore, si sono sovrapposte due questioni, perché una questione è quella del finanziamento regionale. Purtroppo la regione nella seconda parte di ogni anno tende a pulire il bilancio e quindi a togliere, se possibile, quei finanziamenti che non sono stati utilizzati, che sono incerti, che sono lì da tanto tempo, eccetera, eccetera. E questo è successo al nostro canile intercomunale. Però a questo problema si è sovrapposto un problema politico di Spilamberto, che con la posizione assunta dal sindaco di fatto ha reso vano finora ogni tentativo di recuperare il finanziamento, perché al sindaco di Spilamberto non interessa fare il canile sul suo territorio, quindi la situazione è estremamente complicata. Sul discorso della restituzione di quanto finora è stato finanziato, anch'io ho molti dubbi, è una questione che adesso dipende da com'è l'evoluzione della vicenda, sicuramente andrà discussa, perché che tutti i comuni che hanno partecipato a un finanziamento siano in qualche modo costretti a restituirlo per evidenti inadempienze di altri comuni, non so se sia un principio accettabile, nonostante il principio della solidarietà fra i comuni, eccetera. Quindi sarà una cosa che sicuramente sarà oggetto di discussione. In questo momento è difficile, se le cose vanno male, dire come e da chi verranno restituiti. Non siamo arrivati ancora in fondo a questa vicenda in sede di discussione in giunta dell'Unione. Detto questo, ripeto, è importante che i consiglieri dell'Unione, anche i consiglieri del Comune, ma in questo caso stiamo parlando di una materia che è dell'Unione, siano sempre molto vigili, perché credo che serva anche gli amministratori, è il gioco della democrazia, che altrimenti insomma diventa una cosa formale che serve poco a noi e anche ai cittadini. Enzo Cavani. Salgo anch'io sul cavallo preferito di Mauro Minozzi, cioè quello della critica costruttiva all'Unione. Effettivamente questa vicenda è un po' rappresentativa del fatto che l'Unione funziona, non sempre ovviamente, ma in certe occasioni mostra l'accordo, un funzionamento un po' superficiale, un po' non, che non riflette una presa di posizione consapevole e condivisa di certe realtà, insomma. Ho partecipato all'incontro, a quella riunione congiunta di cui parlava prima Ricchi, e mi sono trovato un po' spiazzato dalla pochezza anche delle argomentazioni, nel senso che non si arrivava mai al dunque e a definire, non dico responsabilità, forse non era l'occasione né il caso, ma anche una presa di posizione in qualche modo significativa sul tema. Fra l'altro, visto che ci troviamo poi di fronte a un problema di rapporto civile con coloro che ci accompagnano abitualmente nel nostro percorso di vita, cani eccetera eccetera, penso che sia prioritario anche cercare delle soluzioni di civiltà in questo caso, no? E mi ricordo che in quell'occasione ci fu un rappresentante del Movimento 5 Stelle, forse Monfredini, che parlò anche di realtà alternative ai canili, parlò di affidamento e di altre cose che non ricordo
neanche perfettamente, che quindi non tiro in ballo, no? Però voglio dire che è un problema che va dibattuto seriamente, non affrontato così con un senso di disagio e di liberazione da responsabilità, torno a dire. Quindi credo che, anche se non ci riguarda direttamente, in qualche modo però dobbiamo prendere la misura su come si affrontano certi temi e come non, invece non vadano assolutamente affrontati in certi consessi che mostrano la corda, quando invece è il caso di dimostrare vigore e energia nel considerare realtà che sono poi in qualche modo coinvolgenti per tutti i cittadini. Anch'io voglio sottolineare la congruità e l'importanza di avere portato in Consiglio Comunale questo ordine del giorno, e ovviamente quanto aggiunto la Nadia è assolutamente condivisibile, insomma. E finisco dicendo, lasciamo perdere il sindaco Costantino, non mi interessa niente, però se era stato individuato la zona all'interno del comune di Spilamberto atta a